Art. Figlio di puttana! Crei! Esci! È stato bello combattere al tuo... Sparami! Fallo! Aiuto! Aiutami, ti prego! Dolore! Esci! Grazie a Dio sei vivo! No, Dio! Dio non c'entra niente! Per favore, no! C'è qualcosa che... Ascoltami, esci! Sei stato ferito nell'attacco. Doc ha reintegrato il tuo cervello col bioprocessore del robot. Non sarà facile abituarsi, ma ce la farai. È come un'amputazione. Io ti aiuterò, ok? Tu? Tu vorresti aiutare me? Non mi è così semplice riuscire a capire come tu potresti aiutare me. La tua eccessiva sete di vendetta ha sterminato il nostro equipaggio. Mi dispiace. Ti dispiace? Ti dispiace? Ishii, ascoltami. Il bioprocessore, non lasciare che prenda il controllo. Non deve succedere. Io ti ucciderò, Gray. Non c'è un motivo logico per non farlo. Un cappio attitudinale Final Echo. Già, e allora... La comunicazione. Aprila, chiudi il microfono. Beto, tutti i sopravvissuti Final Echo a rapporto. Esca, sono Serrano. Io sono vivo, ma sono bloccato sul tetto di un cazzo di hotel. Muovi quel tuo bel culetto. I locali si stanno radunando, io sono nella merda. Mi serve un aiuto. Tutti i sopravvissuti Final Echo, impostati i rilevatori sulle mie coordinate. Vado a fornire supporto al generale. Serrano... Il figlio di puttana è qui. Questo cambia le cose, Ishii. Anche se non vuoi ammazzare quel figlio di puttana, se è qui arriveranno anche le navi di salvataggio. Calcola quella probabilità di sopravvivenza. Vuoi tracciare la donna? Sì, certo. Troviamo la Troia, poi la seguiamo fino a Sarrano. Possiamo sfruttare il generale per andarcene. Ucciderlo sarebbe controproducente. Lo so quanto sia importante per te aiutarmi. Già, certo. Non pensavo di ucciderlo. Se arriviamo a lui ti porteremo fuori. Conosco dei bioingegneri clandestini. Possiamo curarti, Ishii. Te lo giuro su mia madre. Se muoio svanisce anche la tua ultima speranza di redenzione. Credo di sì. La batteria del Warbot purtroppo è bassa. Se non mi ricarico nel giro di 30 minuti, io morirò. Quei mostriciattoli di prima. C'è un loro gruppo numeroso a sud-est di qui. Devono avere delle celle energetiche. Allora, verrò con te. Questa è l'ultima volta. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Brex Game. Sono presenti diversi composti volatili tra i rottami. Roger. Games. Mamma mia, cioè, troppe robe sono successe in così poco tempo. Ricominciamo, abbiamo... appunto, siamo ripartiti esattamente dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Ishii è stato salvato e è stato trasformato in una specie di cyborg che però a quanto pare ha una dualità di personalità, cioè quella sua che il nostro protagonista Gray conosce, e questa personalità da robot che lo fa diventare una roba mezzo psicopatico, e dobbiamo adesso andarlo a salvare perché c'ha la batteria scarica. Essenzialmente è quello. Ma comunque sia, la versione remastered è spettacolare, hanno rifatto praticamente anche tutti i filmati, sono bellissimi. Vabbè, senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo immediatamente
nel vivo dell'azione. Siamo ancora privi di HUD perché stiamo ancora facendo il prologo. Comunque a breve comincerà l'avventura vera e propria con tutte le armi, con tutti i potenziamenti, eccetera. Sì, abbiamo recuperato anche il cappio. No, calcio. Boom. Mamma mia, questo gioco è spettacolare. Allora, calcio e poi boom. Che al momento io c'ho soltanto quest'arma qui. Attenzione. Tu come stai? Il dolore è sopportabile? Non lo è. Ma non posso fare altro che resistere. Ti porterò via di qui, Ishii. Stiamo camminando su... Eh sì, su delle ossa. Fa molto Borderlands comunque, ragazzi. Come ho detto anche nel video dei quattro giochi che sono delle valide alternative a Borderlands da giocare proprio nell'attesa di Borderlands 3, che lo trovate il video qua sotto nella descrizione, nelle schede, insomma. Hai idea di che cosa possa essere, Ishii? No, ma proviene dalla Confederazione. Le date di contrassegno risalgono a più di un anno fa. Sarrano ha qualcosa di grosso in ballo qui. Dicevo, potete trovare quel video nella descrizione, che fa molto Borderlands comunque. Adesso abbiamo trovato questo oggetto che ci dice di usare il cappio. Vediamo. Attivazione che... Ah, i rifornimenti, sì, la scatola dei rifornimenti. Qua praticamente posso potenziare le armi e equipaggiare quelle che mi interessano. Ovviamente quando le sblocco, perché... Al momento c'ho soltanto l'arma di base. E qua entriamo proprio nel vivo del gioco. Vedete, dice di premere N. Queste sono le varie kill che io posso fare divise per armi. Vedete, per esempio io adesso c'ho il mitra, mitragliatore, colpo alla testa, calcio proiettile, eccetera. Io ora queste qua non mi ci soffermo più di tanto perché... Ma porca di una puttana, ti dice qualcosa? Analisi abilità di combattimento. Sembra che avrà un'ulteriore opportunità per classificare la tua efficienza. Siamo sotto. Cioè, non mi ci soffermo più di tanto. Io praticamente faccio così, no? No, non li prende, è troppo lontano. Ok, vedi, bambola voodoo. Nuovo, ok. Ho sbloccato dei nuovi tiri caricati. No, mi sembra si chiamino tiri caricati. Vabbè, io faccio così, tac. Praticamente sto attirando i bersagli su un ostacolo ambientale. Dai, però fammi divertire un po', ok. Questo posso riaprirlo o no? Ecco, eseguire dei tiri abilità per ottenere punti abilità. Possono essere spesi nei kit rifornimenti per acquistare armi, munizioni e potenziamenti. Ricollegati ora al kit rifornimenti per rifornirti. Continua, maiuscolo sinistra. Oh, praticamente io facendo delle kill sempre più assurde guadagno punti da spendere qua per comprarmi, per esempio... tiro caricato non è ancora disponibile, peccato, facevo una strage, se no... vabbè, aumenta... E mi sono comprato un bel po' di munizioni. Attacco dirompente non ancora disponibile, questa roba la sbloccheremo più avanti. Comunque, ora le armi non sono tantissime, ma quelle che sbloccheremo più avanti sono di un devasto totale. Qua ci sono le database di tirabilità e qui ci sono le statistiche, vabbè. Ah sì, oddio. Ecco, giusto per darvene un esempio delle kill assurde che possiamo fare, no? Allora, io calcio. Uno. Oh. Con rallenti poi. No, assurdo. Oh. Fatti una calmata. Ecco. Dov'è? Lo sento ma non lo vedo. Ah, vabbè. Mi sono bloccato le pixel. Ok, proseguiamo nella nostra avventura. Buonasera. Resisti, il campo base è più avanti. Ambientalista. Non so perché ambientalista, però quello l'ho mancato tantissimo. Aspetta. Mi ricordo male, si poteva... Ah, sì, si può...
Pietà. Usano tecnologia della Confederazione. Ma è assurdo. Siamo nei quadranti periferici. Non ci sono colonie o truppe confederate da queste parti. Calcio proiettile. Ricordavo che era serie calcio proiettile. Bambola voodoo. Aspetta. Sì. Uno e due. Praticamente c'è proprio una kill che è che gli spari lì e poi in testa, no? La malattia di sto gioco è qualcosa di allucinante. Esplosione a non finire. Mamma mia. Colpo alla testa e scivolata letale, ma... ecco, sarà meglio. Cosa c'è qua giù? L'area è contaminata da radiazioni a basso spettro. Nessuno di noi sopravviverà se ci fermiamo. Ah, proprio come ai vecchi tempi. Scusa se non mi sento molto nostalgico. Eh sì ragazzi, praticamente noi siamo adesso su questo pianeta per quale motivo? Perché abbiamo distrutto, nell'altro episodio abbiamo distrutto, o meglio abbiamo sparato alla nave del generale che ci ha tradito. Non so se Grey voleva fare un'azione suicida, perché praticamente tutto l'equipaggio è morto, come abbiamo visto all'inizio dell'episodio. Siamo sopravvissuti in due, cioè Grayson e Ishii. E quindi adesso ci troviamo su questo pianeta a... perché abbiamo fatto un atterraggio di emergenza e infatti dobbiamo andare da Sarrano a fargli il culo a tarallo. Allora, la Confederazione ti ricompenserà con punti abilità quando riuscirai a reagire prontamente agli eventi critici. Ah sì, ok, questa è un po' cattivella. Premi senza reagire per visualizzare subito uno. Praticamente a volte succede che appare la scritta premi pulsante destro del mouse, tu lo devi premere immediatamente, la telecamera si focalizza in un punto e tu guadagni punti sia per la prontezza dei riflessi sia per quanto tempo rimani focalizzato su quel determinato soggetto fin quando non scade da solo. Faccio vedere, tipo, ecco così. Ho mappato il complesso, l'unica uscita è di sotto. Ok. Ambienti ristretti, un complesso minerario, che ne dici, sei pronto? No, non sono pronto a niente di tutto questo. Però non abbiamo scelta. Dicevo, questa era facile, quando succede nel mezzo di un combattimento è un po' palloso. Sono dei punti bonus che fanno sempre... che sono sempre utili. Ah, fantastico! Soprattutto perché poi più avanti le munizioni, soprattutto quelle speciali, costano. E anche tanto. Borda! Mi ha rimbalzato nel viso. Apri i siti sesamo. Bene, bene, stiamo facendo i progressi. Sono contento di aver portato questo gioco. Spero che vi piaccia e che comunque sia piaccia anche a voi. No, lo stile costruttivo è troppo complesso. I pirati non c'entrano. Chiunque abbia ingegnato questa roba non riavrà indietro il proprio deposito. Rimani concentrato, qui non siamo al sicuro. Ricorda molto Abe. Quei Mudokon che lavorano nella fabbrica. Kit di fornimento rilevato. Eh sì, ma non... non ho niente, vedi. Ah, ho sbloccato il tiro... adesso vi faccio vedere il tiro caricato. Questo è una delle cose più spettacolari. No, solo due ne posso comprare. Non ho abbastanza crediti. Vedi perché dico che costano un sacco. Tanto qualcuno qui c'è... Cos'è, un missile? Un ombrellone? Oh, oddio! Svolazzano. Vabbè. Allora, Ishii, grazie. Da questa parte. Buongiorno, amico mio. Basta, piscia. Il
fregazzone proprio indaffarato. Oddio. No, questa non me la ricordavo, guarda. Cioè, questo era tranquillo lì che si faceva la pisciatina e noi arriviamo a manetta. Io fare pipì. Zlago presto farà pipì con gli angeli. Allora, il tiro caricato sarebbe, no? Io premo questo pulsante, mi metto così e lo trasformo in uno scheletrino. La cosa però funziona ancora meglio se i bersagli sono allineati. Riflesso faringeo. Ah, l'ho colpito alla faringe. Tipo adesso? No, l'ho mancato tantissimo. Vabbè, ci sarà sicuramente modo per farvelo rivedere per bene, a piena potenza. Calcio proiettile. Cioè, che se non sbaglio c'è anche vedi, uccidi un nemico sparandogli nel fondo schiena, ingresso posteriore. E ho detto tutto. Per la puttana, c'è abbastanza potenza di fuoco qui per portare la parola di Dio a tutte le orde aliene dell'universo. Distrugge tutto, non lasciare a questi selvaggi nessun mezzo per darci la caccia. Mi piace il modo di ragionare del tuo nuovo cervello. È bellissimo. I locali non sembrano entusiasti d'arma. Non ho più tempo. Ho quasi esaurito l'energia. Lo prendo da lassù? Sì, lo prendo, ok. Però qua sono un bersaglio facile. E quella cosa che forse non mi piace molto è che sono troppo resistenti i nemici ai colpi normali, intendo, di quest'arma. Delle altre armi vanno giù normale, come giusto che sia. I locali hanno un voce. Usa il cappio. Il cappio? Ah, è vero, ok. L'ho strappato via dal posto del pilota. Dove andiamo qua? Ah, no, aspetta, qui mi devo preparare. Come ho detto, quando arriviamo nelle ambientazioni del gioco, con la versione remastered deve essere tutta un'altra cosa. Di profondità, usa dei pistoni a fusione gravitazionale. Puoi ricaricarti qui. Urché ci sbrighiamo. Fammi vedere. Il sito dello schianto dell'Ulysses è dall'altra parte della città. Ma che spettacolo è? Con tanto di furgoncino alla Borderlands, lì appeso senza motivo. Ma è fantastico. No, cioè... Ragazzi, se voi avete giocato la versione 2011, riuscirete anche voi a rimanere a bocca aperta, altrimenti non capirete il perché di tutta la mia sorpresa. Allora, tiro caricato. Aumenta a tiro caricato, sì, perché 3 non ci faccio nisba, ci faccio. E ne compro altri 2. Adesso dovrei essere in grado di fare un po' più di devasto col tiro caricato. Aspetta. Forza, belli! Prendete i regalini, fecce genetiche! Ah, sì, guarda, Volare! Vertigine! Però volevo buttargli addosso il vabbè, il bidone. Mi servono più nemici, voglio più nemici. Vabbè, colpo alla testa. Altri velivoli in arrivo. Proprio quello che volevo. Un'altra occasione per fare un massacro. Mamma mia. Non potete capire la soddisfazione che dà il tiro caricato. Altra carne fresca tra noi e l'obiettivo. Vabbè, io sono prontissimo, quindi. È bello sentire che non hai perso lo spirito. Non intendevo fare dello spirito. Ma se non sono allineati, però è uno spreco, vabbè. Stanno ripiegando! Seppelliamoli nelle loro tane! E dicevi di non scherzare! Questo sarebbe proprio un bello scherzo, fuori, amico mio!
Frittella, sì, me lo ricordavo, frittella, perché l'ho spiaccicato tra quel coso e l'altro coso. Annientamento, mamma mia. Ah, ci dovrebbe essere un elicotterino, sì, infatti, l'avevo sentito. Praticamente, aspetta, ma facciamo un attimo di chiarezza, sennò qui è tu solo spara spara. No, come non detto, non posso farvelo vedere da qui, quindi al prossimo rifornimento mi prendo un secondo per spiegare un po' di cose. Quando metterò le mani su quella stronza della Final Echo. I Final Echo non erano che i nostri rimpiazzi, Gray. Altri giocattoli senza cervello di Sarrano. La tua rabbia è mal indirizzata. Ecco, i Final Echo era la squadra di cui faceva parte prima Grayson e Ishii. Allora, tiro caricato, giusto per capire che cos'è il tiro caricato. Acquista il tiro caricato. Allora, espelle un caricatore speciale di 100 proiettili in una singola raffica concentrata. È in grado di annientare all'istante buona parte dei nemici. Ecco cos'è il tiro caricato. E solo di quest'arma, perché le altre le prenderemo tra non so quanto. Potenza tiro caricato, sì. No, no, cavolo, mi manca poco. Vabbè, per il momento sto così. Tanto le munizioni non le compro e tanto le raccatto da terra. Però, giusto per darvi diciamo un'infarinatura di che cos'è l'attacco caricato. Ecco, ho recuperato un po' di munizioni. E di qua ce n'è dell'altra, inutile starle a comprare e spendere punti. Artigliere su una torretta, in dove? Alto, dove? Dove? Un riparo. Oh, ah, ok. Sì, me lo bello è preso così. No, no, no. Ah, ma si è levato da solo? Ok, volevo fare un'azione. Volevo fare a rinzarunza, invece. Morite. questo lo posso prendere? Sì, mio. Merda. Ci sono altri vulture. E noi abbiamo più proiettili. Assaggiate un po' di fuoco, ragazzi. Cioè, no, raga, cioè, è spettacolare, dai. L'ambientazione è bellissima. Scusate se lo ripeto così tante volte, ma perché nella mia mente si sta facendo un confronto tra la vecchia versione e quella nuova. Nuova, vabbè, 2017 non è così recentissimo, però. Ah, è vero! Il minigun va a batteria, che palle sta cosa. Gray! Non mi sento molto bene. Ah, è vero, è vero. Stessi rallentando. Tieni duro, lasciami il lavoro pesante e stammi vicino. Vero, lui si deve ancora ricaricare, che altrimenti ci resta secco. Vabbè. Vediamo di concluderla in fretta. Oddio, che cos'era? Un po' lag allucinante. Che poi non so neanche cosa ho detto. Ho detto lag, volevo dire bug, poi ho detto lag, si è chiamato un blag. Vabbè. Un blag allucinante. Parola del giorno. Buonasera, guarda, Bird. Ah. No, allora, quello lì lo facciamo secco in un colpo. Stai fermo, bravo, grazie. No, che cazzo. Ah no, oddio, è Ishii. Ok. Non compro niente al momento. A parte che non credo di avere una seconda arma. No, infatti. Aspetta un po'. Posso, no, attacco dirompente non ce l'ho ancora. Il potenziamento attacco dirompente non è ancora disponibile. E quindi, vabbè, quando lo sblocco vi spiego cosa fa. No! L'avete visto? C'era il bidone esplosivo qui, è sparito. Non vale. Permesso! Frittella! Guarda, boom! E uno, e uno, due. Doppio elettroshock! Anzi, vai, dammi altri 500 punti. 100. Vabbè. Un attimo. Merda. Nessun ingresso. Comunque non è proprio facilissimo commentare su sto gioco, perché è molto veloce, molto frenetico. E Ishii, parlami. Mi hai fatto cacare sotto. Mi sento molto meglio.
Mi fa davvero piacere. Gray, ho sovraccaricato l'intero complesso. Prevedo una detonazione imminente nei generatori gravitazionali. E io prevedo di scappare. Allora io prevedo un'imminente fuga da esatto. Dicevo, perché quando si calma un attimo il ritmo, ci sono loro due che parlano. Quindi non li posso parlare sopra. Ecco questo. Aspetta. Si può prendere i punti anche da qua? Come? Non l'ho capita. C'è niente da questa parte, no. Finalmente la fortuna ci sorride. C'è un vagone merci. Ultimo treno in partenza dalla città esplosiva. Forza! Se non ricordo male, adesso succede una cosa brutta. Sì, ma morisci però. Aspetta. Ho uccisi? Sì. Ambientalista per due. No, no, non ci credo. Non ci credo mai. Vai di sotto, te. E vai di sotto anche te. Vertigine, elettroshock, vai, tutto. Te che mi dai? Vertigine, ok. Nell'angolino poi tra l'altro, qui, in questo spazietto. Vabbè. Sono un pro involontario. Ti ho presi? Raggi X! È troppo esaltante. Treni premuto. Questo. Sì! Questo qua. Super equipaggiato con armamenti elite confederati. No, equipaggiato con secchielli di pollo fritto. Secchielli di pollo fritto. Dov'è? Dominato 700. Questo lo prendo io, grazie. No, totalmente esaurito, maledetto. Ehi, bellissimo. Ah, ma c'è un altro qui. Ti ho messo addosso un po' di pressione. Arrivano! Ma questa è infinita. Sì, è infinita. Ma servirà qualche minuto. Dubito che questi selvaggi aspetteranno. E nemmeno quei generatori a fusione. Ah, cioè sì, è infinito, ma si surriscalda, quindi devo. Devo smettere di sparare di tanto in tanto. A piena potenza. Ok. Dicevo adesso. C'è la cutscene. Uno stile che sta salendo su quella ruota. Se ci arriva. Non puoi farlo andare più veloce. Se vuoi pensarci tu, prego. Io non parlo con i freni. Eccoci qua. Tra l'altro questa è anche la scena del trailer. Sei pronto a combattere? Li ucciderò tutti. Per Doc. Per me. È bello riaverti di nuovo con noi, esci. Niente, qua si spara e basta. Cerchiamo di non morire, soprattutto. A proposito, ragazzi, mi sono accorto adesso che c'è la webcam spenta. Vabbè. Fatemi sapere se vi interessa vedere il continuo di questa serie. Se la volete con la cam o senza. A me non cambia niente, essenzialmente. O meglio, nei momenti morti magari il non avere la cam aiuta a non avere una faccia da pesce lesso. Ora, giusto per spiegare perché c'è sta ruota che ci sta venendo incontro. Nuovi arrivi! Diamogli un caldo benvenuto! Morisci, scoppio, perché è a motore, volevo arrivare a dire quello. Obiettivi? Distruggi i vagoni. Come distruggi i vagoni? Dove è l'enno vagoni? Ecco, ok. Nemici in arrivo, fai fuori quegli stronzi! Ah, non vedo nulla! Siamo aperti tutta la notte. Se non ci capite nulla, tranquilli, nemmeno io. Vedo soltanto delle robe rosse a cui sparare. E questi sono un po' un problema.
Fortunatamente la minigun è infinita in questo giro. Esplodi. Al riparo, mi sta per far malissimo. Ok. Come vai a sinistra? Ah, la ruota! La ruota è andata... Dove? Vabbè, no, no, qui mi... lo sapevo. Lo sapevo. Quando ci viene scritto schermo al riparo, devi correre per l'appunto al riparo. Una mina a rincorsa. Gray, ce n'è un altro in arrivo. Ci vedo. Ecco fatto, un altro sistemato. Di nuovo le calcagna. Lo scoppia. Guarda che tenace, eh. Che sta ruota... Oh, l'abbiamo mandata fuori. Praticamente quella, quella ruota lì è tipo una macchina a motore, ovviamente, creata apposta per non fermarsi in caso di guasto. Per questo ci sta così attaccato. Non, quello che però non ho capito se è tipo magnetico, perché ci stava seguendo troppo preciso. Dominato. Ora distrugge il ponte. Eh sì. I freni. Sono andati. I freni sono andati. Mi hai sentito? Vorrei non averlo fatto. Eccoci qua. Capolinea. Esci. Tutto bene? Sono vivo. Non sapevo che nel mio culo ci fossero tutte quelle ossa da rompere. Bene, bene, ragazzi. Per oggi potremmo anche finire qua. Allora, ragazzi, al momento del gioco non abbiamo ancora visto niente, perché il gioco è ancora tutto da scoprire. E ciò che sta per succedere ora, se non ricordo male, è l'inizio di una serie di eventi che ci porterà proprio nel vivo del gioco. Quindi non lasciatevi impressionare da questi due singoli episodi in cui abbiamo solo sparato e ci abbiamo capito poco e niente del gioco, perché come ho detto all'inizio il gioco ci butta dentro l'azione e poi con calma arrivano le spiegazioni. È un gioco che merita. Io me lo ricordo che mi lasciò, cioè mi ricordo che mi lasciò un ricordo molto positivo. A me i giochi in cui si spara e basta senza un minimo di trama non mi piacciono. Se invece arrivo a dire che Bulletstorm è un gioco che merita, allora credetemi, perché effettivamente è un gioco che merita. Quindi ragazzi, per oggi noi la terminiamo qua. Fatemi sapere se volete che io continui e soprattutto fatemi sapere se preferite con la cam o facciamo una serie vecchio stile senza cam, con me che commento sotto. Ripeto, a me non mi cambia niente. Però potrebbe essere fastidioso avere una cam oppressiva nell'angolo anche durante le cutscene. E io dovrei continuamente fare leva, metti e leva, metti e leva. Quindi forza con i like, pigiate su quel pulsantone per iscrivervi. E se vi piace, questo gioco, condividetelo anche con i vostri amici. Detto questo, PVREX chiude. Alla prossima!